Al primo piano della Galleria Vittorio Emanuele di Pistoia è stata inaugurata la Galleria delle Arti. Come nasce l'idea di aprire una galleria d'arte? Questa idea mi è nata dopo che sono andata in pensione, per la volontà e la voglia di stare ancora in mezzo al pubblico e di coinvolgere più persone possibili proprio nell'arte. Quindi noi faremo queste mostre in questo locale che abbiamo qui e poi nella stanza accanto verranno anche organizzate delle lezioni sia di pittura che di ricamo che di addobbi, più forme possibili di arte, ecco, proprio per ritrovare le persone, per ritrovare un po' di amicizia e comunicabilità con gli altri, perché la pensione mi sembrava che mi avesse un attimino portato fuori proprio dalla struttura sociale, ecco, e quindi per rimettermi in un pochino in gioco, eccomi qua. E cosa faceva nella vita? Io nella vita ho insegnato per 40 anni matematica, quindi una cosa che però sembra che sia fuori dal percorso artistico, ma non lo è, perché la matematica dà la possibilità di riflettere in tante cose, di osservare le cose a volte più impensabili e quindi mi ha avvicinato in questo percorso ancora di più verso l'arte.